Inverno demografico, quale futuro per l'Italia? È il tema del dibattito organizzato dal Comune per il Marzo e il Rosa, al quale ha partecipato il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, con il Sindaco Pierluigi Biondi e l'Assessore Ersilia Lancia, che hanno dialogato con i giornalisti Diodato Pirone e Luca Cifoni. Si tratta del quinto Ministro del Governo Meloni giunto all'Aquila negli ultimi tempi. Prima del dibattito, una piccola passeggiata in centro, durante la quale il Ministro ha potuto vedere e apprezzare i progressi della ricostruzione in città. Il tema del calo demografico è un tema importante che tocca soprattutto le aree interne, ma il governo, ha detto il ministro, già con la finanziaria ha messo in campo politiche e risorse, ma è importante anche la questione culturale e il valore dell'essere madre che deve tornare ad essere centrale. Abbiamo investito 1,5 miliardi sulla famiglia e quindi sulla natalità e anche sull'assunzione di donne, giovani, la decontribuzione appunto per le nuove assunzioni. Poi dobbiamo anche avere un'alleanza con i territori, con gli enti locali. L'Abruzzo ha fatto molto da questo punto di vista, è una delle regioni che ha più considerato centrale il problema della demografia, conoscendo bene quali sono le ricadute del problema demografico, del crollo demografico e soprattutto proprio per le aree interne. E noi abbiamo sottolineato sempre, quando si parla di inverno demografico, i problemi che riguardano la sostenibilità del welfare, delle pensioni, della sanità. Meno sottolineiamo invece quanto sia un problema la sostenibilità ambientale, perché noi abbiamo un patrimonio enorme di piccoli comuni, di aree interne che sono tutti ambientalmente meravigliosi, architettonicamente, storicamente meravigliosi, e tutto questo, se c'è un fenomeno di spopolamento e di abbandono, diventa un enorme problema anche di gestione e di mantenimento, ma è anche un problema culturale e quindi dobbiamo intervenire anche su questo problema tornando a dare valore alla genitorialità, alla maternità in primo luogo. Noi una volta parlavamo di valore sociale della maternità e da molto tempo non se ne parla più.